Ciao ragazzi, quanti di voi rimangono meravigliati guardando correre quei gioielli di tecnologia della Formula 1? Quale vero appassionato non ha sognato anche solo di salirci sopra almeno una volta nella vita? Ma quelle sono la massima espressione delle vetture Formula. Quali altre categorie esistono? Lo vediamo dopo la sigla. Per formula si intendono vetture monoposto a ruote scoperte che corrono su circuiti chiusi e sono appartenenti al gruppo D e al gruppo E. Se volete, in un prossimo video posso spiegarvi in cosa consistono i gruppi automobilistici. Generalmente le vetture formula sono più leggere e con prestazioni migliori delle auto a ruote coperte di pari potenza. Hanno una posizione di guida più bassa ed hanno anche una maggiore sensazione di velocità. Ma vediamo di che cosa si tratta partendo dalle cosiddette formule minori. Formula kart. Possiamo includere i go-kart tra le varie formula perché sono comunque monoposto a ruote scoperte. Sono essenziali, hanno un telaio, un motore, freni e sono adatti a chiunque, anche ai bambini. Infatti i campioni nascono proprio da questa categoria. Sono molto divertenti e poco costosi e quindi facilmente reperibili, e proprio per questo motivo ci sono molti kartodromi in giro. Sono circuiti dedicati dove spendendo poco si può girare con il proprio kart, oppure si può noleggiare e provare quindi l'emozione della pista senza spendere grandi cifre. Anche i campionati hanno costi ridotti, ovviamente rispetto alle categorie superiori. Quindi sono le monoposto più accessibili in assoluto. Formula Class Junior. Prima si chiamava Formula Junior. Sono auto molto semplici, ma già carenate, quindi con un telaio avvolgente. Nasce come primo approccio verso la categoria delle monoposto e per mantenere bassi costi è vietato l'uso del titanio e del carbonio. Monta un motore Fiat Fire SP 8 valvole e un cambio a 4 marce della vecchia Panda o della 126. È vietato l'uso di alettoni sia sull'anteriore che sul posteriore. Sono vietati anche dispositivi per effettuare regolazioni e addirittura sono vietati la telemetria e la radio. Beh, questo ovviamente con lo scopo di mantenere molto bassi i costi. Vetture molto simili sono quelle della Formula Ford, che montano un motore Ford 1600. Queste monoposto sono nate molti anni fa, 3 anni fa. Infatti sia Senna che Schumacher hanno corso in questa categoria, però oggi non hanno molta visibilità. Formula Predators. Nasce come formula low cost per permettere a chiunque di partecipare ad un campionato a bordo di una monoposto. Negli anni si è evoluta e nelle ultime versioni si è arrivati ad una versione sofisticata dal punto di vista aerodinamico, ma costruita senza materiali costosi come titanio e carbonio, quindi mantenendo costi ridotti. Monta un motore Honda 600 da 105 cavalli, che su 400 kg sono già abbastanza per rendere l'auto prestazionale e divertente. Formula 1000. In Italia è chiamata G1 Series e corre nel campionato Formula X Italian Series insieme alle Predators. Su questa monoposto le cose iniziano a farsi sul serio. L'auto è spinta dal motore dell'Aprilia RSV4. Si tratta di un 1000 V4 da 201 cavalli che spinge un peso di appena 470 kg. Il telaio è tubolare, la carena è in carbonio, le ali sono regolabili e le sospensioni sono push rod. È un'auto per chi ha un po' di manico, ma rimane comunque una low cost. Pensate, ci sono team che a volte mettono a disposizione le loro auto e con una spesa non eccessiva si può provare in pista.
Formula 4. La Formula 4 è già varata dalla FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile. Nasce nel 2013 come formula di passaggio dai kart alle categorie superiori. Il costo dell'auto non deve superare i 40.000 euro, nonostante abbia gli standard di sicurezza della Formula 3, la categoria superiore. I campionati di Formula 4 sono a livello nazionale, infatti in ogni nazione si sceglie quale telaio e quale motore utilizzare. In Italia ha sostituito la Formula Abarth, tant'è vero che si continua ad utilizzare la stessa auto, cioè un telaio Tatus F4 ed un motore Fiat 4 cilindri 1.4 turbo da 180 cavalli. Su queste auto si sono visti nomi di piloti che poi sono arrivati ai massimi livelli, come ad esempio Lance Stroll, che corre in Formula 1 e che vinse il campionato italiano del 2014. Lando Norris, anche lui in Formula 1 e che vinse il campionato inglese nel 2015. E Nico Cari, che nel 2016 è diventato collaudatore della Toro Rosso, sempre in Formula 1, e ha vinto la Formula 4 NERS, cioè quella dell'Europa del Nord. Formula Renault 2000. Anche queste monoposto montano un telaio Tatus, cioè quello utilizzato in molti paesi nelle Formula 4. Il motore è quello della Renault Clio, cioè un 2000 4 cilindri 16 valvole da 210 cavalli. E pensate, il cambio è quello di una Formula 3, cioè 7 rapporti con differenziale autobloccante. Tutto questo montato su un telaio monoscocca a nido d'ape in fibre di carbonio, dal peso massimo di 490 kg. E la rendono l'auto ideale per diventare un vero campione. Non a caso tra i vincitori del campionato britannico compaiono nomi come Kimi Raikkonen, campione nel 2000, e Lewis Hamilton, campione nel 2003. Formula V8 3005, oppure anche chiamata Formula Renault 3005. Ecco, con questa categoria le cose iniziano a farsi davvero serie, perché si corre anche a livello mondiale. Il telaio è creato dalla Dallara, una monoscocca in fibra di carbonio. Il motore è un V8 Renault da 530 cavalli, su un peso minimo di 616 kg, che la rendono un vero mostro di potenza e di agilità. Di sicuro non un'auto per tutti. E anche da questa categoria sono passati grandi nomi. Il più famoso di tutti è Robert Kubica, anche lui in Formula 1. Formula 3. Il campionato di Formula 3 è nato come trampolino di lancio verso le categorie superiori e si corre a livello nazionale ed europeo, ma tutti i grandi campioni sono passati per questa categoria. Il regolamento prevede dei limiti in larghezza, passo, carreggiata e peso del telaio. Il motore deve essere un 4 cilindri 2000 aspirato derivato da auto biserie, pensate costruite in almeno 2500 unità in 12 mesi consecutivi. Questi motori arrivano a sviluppare circa 200 cavalli su un'auto che pesa 580 kg. Vista così non sembrano molti, ma quello che fa la differenza è la tecnologia montata su queste auto, che servono a preparare il pilota alle categorie superiori. Non è insolito infatti vedere piloti passare direttamente dalla Formula 3 alla Formula 1. Formula 2. Con questa formula si corre in un campionato mondiale, infatti spesso le gare sono di supporto a quelle della Formula 1, perciò si svolgono nell'intero weekend, proprio come nella Top Class. Le auto sono tutte uguali, con un telaio Dallara in fibra di carbonio. Il peso della vettura è di 688 kg, compreso il pilota. E il motore è un Mechachrome 3004 V6 Turbo da 620 cavalli,
un mostro che passa da 0 a 100 in 2,9 secondi e con una velocità massima di 332 km orari. Queste vetture sono molto vicine alla Formula 1, corrono negli stessi circuiti e le gare sono trasmesse in TV, quindi diventa la categoria ideale per arrivare in Formula 1. Formula 1. Penso che ci sia poco da dire sulla Formula 1. Tutti la conosciamo, dai, a chi non è mai capitato di guardare almeno un Gran Premio. Anche chi non ama i motori, quando si parla di Formula 1, sa di che cosa si tratta. Sono le vetture con la più alta tecnologia a bordo, sia a livello elettronico che meccanico. In Formula 1 spesso si sviluppano nuove tecnologie che in futuro verranno utilizzate sulle auto di serie, ma la cosa impressionante sono le prestazioni. Quelle che ormai chiamiamo Power Unit raggiungono i 1000 cavalli e sono composte da motore termico, cioè un motore 1.6 cilindri a V turbo, e da un motore elettrico che ha la capacità di recuperare energia dalle frenate. Ma questi, oltre a essere potenti, sono anche resistenti, dato che ogni motore dovrebbe essere in grado di percorrere circa 4.000 km. L'intera vettura è creata in fibre di carbonio e materiali compositi e pesa 733 kg. Quindi abbiamo 1000 cavalli su poco più di 800 kg con i serbatoi pieni, ed ecco perché scattano da 0 a 100 in 1,7 secondi. Poi se andiamo dall'altra parte dell'oceano troviamo un altro tipo di formula, la Indy. Partiamo dalla Indy Light. Monta una power unit da 500 cavalli, composto da un motore Mazda 2000 turbo 4 cilindri in linea e da un motore elettrico, tutto montato su un telaio Dallara di 635 kg. Quindi già una gran bella vettura. Corrono su circuiti chiusi e circuiti cittadini, ma alcune gare si svolgono sugli ovali. Mentre la top class è la Formula Indy, oppure chiamata IndyCar. Anche in questa categoria il telaio è unico ed è fornito dall'italiana Dallara. È una monoscocca in fibra di carbonio dal peso complessivo di 710 kg. E monta un motore Honda o Chevrolet 2002 V6 turbo da circa 700 cavalli. La gara più importante della stagione è da sempre la 500 miglia di Indianapolis. Questa gara si svolge fin dal 1911 e si corre l'ultimo fine settimana del mese di maggio. La cosa curiosa è che è preceduta da un mese di prove e qualifiche. Nel 2014 poi è nata un'ulteriore formula che potremmo definire atipica. Si tratta della Formula E. E parliamo di vetture spinte solamente da motori elettrici. Il telaio per questa categoria è unico e anche in questo caso è fornito dalla Dallara. Si tratta di una monoscocca in fibre di carbonio e alluminio ed il peso arriva a 900 kg, un peso eccessivo a causa delle batterie. La potenza massima sviluppata da questi motori elettrici è di 250 kW, che facendo la conversione sarebbero 335 cavalli. In effetti non sono molti, soprattutto su un peso del genere, e mancando il rombo dei motori, questa categoria non convince appieno gli amanti del motorsport, anche se è molto pubblicizzata dalla TV. Dimmi la verità, conoscevi l'esistenza di tutte queste formule? Purtroppo le cosiddette formule minori non godono di molta visibilità. A volte è possibile seguire le gare in streaming su alcuni siti, ma non ricevono molta pubblicità. Proprio per far conoscere meglio queste categorie,
A volte alcuni team mettono a disposizione le proprie vetture per far provare l'emozione che solo una formula può darti. Se mai sei interessato a provarne una, scrivimi. Potrei metterti in contatto con qualcuno di questi team. Scrivimi su Instagram o su Telegram. Trovi il link nella descrizione del video. Sicuramente sarà un'esperienza che non dimenticherai mai. Ora però passiamo al consueto appuntamento dei vincitori dell'Instagame. La domanda di questa settimana era: qual è il pilota italiano più vincente nella storia della Formula 1? I 5 piloti italiani più vittoriosi in Formula 1 sono stati Giancarlo Fisichella con 3 Gran Premi vinti, Michele Alboreto e Nino Farina con 5 Gran Premi vinti, Riccardo Patrese con 6 Gran Premi vinti, ma il pilota che ha collezionato più vittorie è stato Alberto Ascari con 13 Gran Premi vinti. Quindi la risposta esatta era la B. Ecco la lista dei profili Instagram dei vincitori. Scrivimi se il tuo nome compare in elenco. Complimenti ai vincitori. I prossimi appuntamenti sono come al solito venerdì a mezzogiorno per il prossimo video e sabato per l'Instagame. Ma se non volete aspettare un'intera settimana, vi consiglio di seguire la pagina Instagram e il canale Telegram, dove ogni giorno metto contenuti nuovi. Ora, mentre ti iscrivi al canale, ti saluto e ci vediamo su strada.